Colazione con Radio Alta, Radio Alta. Perché noi siamo capaci di portarvi in città con la musica, Sala Piatti, ma anche di portarvi in giro per l'Italia, no? Perché ci sono tanti bergamaschi che inventano cose pazzesche. Se vanno in pensione cosa faccio? Mi fermo? No. Allora, la storia è di Vincenzo. Adesso faremo conoscenza, che già chi ci sta seguendo da Bergamo TV sta vedendo alle mie spalle. Vincenzo Cervi, che è in pensione da qualche giorno, dice: ma cosa faccio? Sto a casa? No. Che fai? No. Vado a fare un bel giro d'Italia, 7000 chilometri così d'amblè. Allora, ne vogliamo sapere di più, siamo curiosi. Vincenzo Cervi è in linea con noi. Ciao Vincenzo, ci diamo del tu, perché siamo coetanei. Siamo coetanei, siamo coscritti, Vincenzo. Esatto, potresti unirti al giro. Ma guarda, potessi, lo farei immediatamente, perché mi piacciono queste imprese. Quindi è per quello che ti ho chiamato, perché è fantastico. Quando ho saputo, guarda che c'è Vincenzo che ha deciso di fare il Giro d'Italia in bicicletta, cioè quando fra poco parte, io pensavo fosse già partita, invece questione di giorni e poi partirà con la sua bicicletta. Però poi scopro che tu, Vincenzo, hai fatto altre cose, altre imprese. Su YouTube ci sono tutti questi video che fra poco vedremo, passi fatti con la bicicletta. Allora, intanto ti chiedo, va bene? Pensione, tutto a posto? Sì. Da quanto tempo? Contentissimo di esserci arrivato. Da quanto tempo sei in pensione? Da un mese, dal primo di marzo. Ecco, pensavi fosse così oppure ti manca già il lavoro, vorresti tornare? No. Cosa, posso chiederti che cosa facevi, Vincenzo? Ero impiegato in una società, diciamo che non troppo felicemente, e niente, sono finalmente riuscito ad andare in pensione e ora mi dedico alle mie passioni. Passioni, ecco, esatto. Certo, quindi in questo caso la bicicletta. Chi è che c'è lì con te che fa rumore? Chi è che... È il figlio, si è svegliato adesso perché fa i turni e l'ho svegliato. E dice perché... non vede l'ora che tu parta con la tua bicicletta. Esatto. Non so, se, Claudio, ci sono delle immagini che io ho scaricato da YouTube dove si capisce, insomma, di questa tua passione, di questi tuoi giri, di questi tuoi viaggi, perché ce ne sono tantissimi. Se non so quello che abbiamo preso in questo momento, ci sono questi viaggi che tu fai in bicicletta. Tu sei un appassionato di bicicletta, immagino, no? Cioè tu vai in bicicletta. Sì, diciamo, sono due cose che mi appassionano: la bici e l'arrampicata. Infatti nell'arrampicata poi sono un istruttore CAI della scuola Leone Pelliccioli di sedia Bergamo al Palamonti, e diciamo che alterno le due cose. D'inverno un po' di sciapinismo, così per non annoiarmi. Per non farti mancare nulla, e poi in bicicletta. Non so se vedi queste immagini che ti stiamo mandando. Ecco, dove sei qua? Io ne ho preso una a caso nei tuoi tanti video. Dove sei qui? Ma qua sono partito dal lago, da Riva del Garda, poi lago di Ledro, e sono salito al passo Tremalzo. E bellissimo giro, ovviamente sottolineo, ci tengo a sottolineare che non ho la bici elettrica, quindi muscolare, una muscolare tutto frutto delle mie gambe. E niente, questo qui è un giro classico che si fa con parecchio dislivello. E tra l'altro ho beccato anche brutto tempo, però ho insistito, testa dura da bergamasco, e ho insistito, e quando sono arrivato in cima faceva freddo, ma diciamo che non ho preso acqua se non nell'ultima parte. Sì, però poca roba, anche se fra noi sportivi, quando poi comincia a piovere, durante chi se ne importa, no? Se parti che già piove è diverso, ma se la incontri durante il giro, vabbè, pazienza, insomma, si prende e non ci sono problemi. Però tu hai voluto, come dire, andare oltre, no? Hai deciso di fare questo Giro d'Italia. Che partirà quando, a questo punto, Vincenzo Cervi? Allora, probabilmente martedì, perché è già stato rimandato un paio di volte, perché dovevo partire il primo di aprile. E qui vorrei ringraziare gli amici di Trebi Meteo, che in particolare Davide Sironi, che mi sta supportando, o meglio sopportando a volte, dandomi tutte le informazioni del caso, il periodo migliore, eccetera, e mi seguirà poi nel giro.
informandomi, diciamo, sulla settimana, come si evolve a livello meteo. Meteo per capire qual è il tragitto che magari, o le soste che tu devi fare, dovesse magari piovere o fare troppo freddo. Parti da Bergamo, giusto? E qual è la tua tappa? La prima tappa quale sarà? La prima tappa sarebbe, perché il giro, non abbiamo spiegato, che mi sono inventato, è il Giro d'Italia, ma toccando tutti i capoluoghi di regione. Quindi la prima lo percorro in senso antiorario, parto da Aosta, poi Torino, Genova, Firenze, eccetera, eccetera, comprese Sardegna, Cagliari e anche la Sicilia, Palermo. Ma lo fai a nuoto? In Sardegna? No. Quindi in totale quanti chilometri farai, Vincenzo? Ma sono, la previsione sono circa 7.000 chilometri per un totale di più di 61.000 metri di dislivello positivo, perché ho messo un po' di passi da fare. Ecco, ti sei dato un tempo, una tempistica? L'ipotesi potrebbe essere un paio di mesi, però mi sa che sforo. Ma dovresti andare in pensione per poterlo fare, no? Esatto. Bellissimo. Senti, e poi per quanto riguarda i pernottamenti, tutte queste cose, il cibo, l'allenamento, come pensi di... Ecco. Beh, diciamo che è un progetto che circa un anno al quale ci sto lavorando, perché ho dovuto modificare parecchio la bici. Perché non è sufficiente mettere 4 portapacchi e partire, ma ho messo a posto il cambio, il manubrio, selle, eccetera, eccetera. Poi c'è stata la scelta delle borse, i vari accessori, eccetera, eccetera. L'allenamento è importantissimo perché non è mai sufficiente. E poi stendere l'itinerario. Itinerario che deve essere in funzione della bici, eccetera, certo, eccetera. Certo. Oltre a quello, mi sono messo in testa di cercare, nel limite del possibile, di farlo in autonomia, cioè quindi mi sono procurato tenda, sacco a pelo, eccetera, eccetera, e diciamo che ho un'attrezzatura che supera abbondantemente i 20 kg. Più la bici, più io. Certo, certo. Quindi diciamo, non è un viaggio che si fa per correre, ma è un itinerario molto, molto tranquillo che devi gestire nei tempi, per i pesi, per tutto, per la tua salute, perché giustamente insomma, sei fuori per 2 mesi e mezzo, quindi fuori casa, la tenda da montare, la sera, cioè arrivo, uno è stanco, montare la tenda, il giorno dopo ripartire, smontare. Ma non è così semplice. Andrai da solo, Vincenzo, o hai compagnia? Rigorosamente da solo. Quando mi invento queste cose le faccio sempre in solitaria. Okay. Tutti gli anni mi invento qualcosa. Come ci gestiamo? Perché mi piacerebbe, adesso magari non tutti i giorni, così anche per non disturbarti troppo, però ogni tanto mi piacerebbe dire ci colleghiamo con Vincenzo a questo punto, e dove sarà in questo momento? Cosa dici? Magari tu mi mandi qualche foto o qualche videetto brevissimo, quindi dico Vincenzo è arrivato lì, sta bene, anche per la tua famiglia. Come ti sente la tua famiglia? Cioè tuo figlio finalmente si alza al mattino e può fare il casino che vuole, no? Sì, ma anche la moglie che mi ha, diciamo, supportato, però non capisco, che continua a dirmi dai parti, allora, parti. Non vede l'ora che tu parta. Va bene, allora è un'impresa molto, molto bella. Sai, io durante la trasmissione ho seguito tanti amici che sono andati, chi a Capo Nord, io ricordo un viaggio a Capo Nord, mi piace seguire questi bergamaschi che fanno queste imprese, quindi lo faremo anche con te, Vincenzo. Molto volentieri. Ecco, così tu quando avrai qualcosa da dirci mi mandi un messaggio, un WhatsApp, dici Teo guarda oggi ti devo raccontare questa cosa che mi è successa, perché chissà quante cose accadranno, no? Durante questo... Ma sì. È un po' un'avventura, vediamo. Ma di sì. Poi incontrerai delle persone, incontrerai magari dei bergamaschi che hanno deciso, perché i bergamaschi ci sono dappertutto, Di sicuro. Sì, è vero, è vero, è vero. Di sicuro li incontri. Va bene, e poi ecco, mandami magari diciamo il tuo itinerario, una locandina, un qualcosa. Come lo chiami questo viaggio, Vincenzo Cervi? Ha un nome? Ma io
pubblicherò le varie cose sui social, eccetera. Nello specifico ho creato un blog che si chiama Pedalare Stanca, preso un po' da un vecchio film degli anni 70, sì, che era Lavorare Stanca. Ok, Pedalare Stanca, però che bella soddisfazione, che belle cose. Ti invidio un pochino, guarda, lo farei immediatamente, poi con la tenda, bello, da solo, chissà quanti pensieri ti verranno in mente. In quel momento, dai, ti seguiamo, Vincenzo, teniamoci in contatto, anche perché adesso i nostri ascoltatori dice, caspita, adesso parte, adesso mo voglio vedere se arriva a fare questi 7000 km, perché sai che poi quando uno comincia a fare una cosa del genere dice, ma ce la farà, non ce la fa, ma certo che ce la fa, ovvio, anzi il dubbio è sempre quello, no, ma secondo me tu arrivi anche prima. Vincenzo Cervi, allora intanto grazie, sono contento di averti conosciuto. Mi raccomando, prudenza sempre. Ecco, se quel giorno magari non ti senti bene, fermati, ma io credo che tu, essendo sportivo, sai riconoscere il tuo corpo, no? Se il tuo corpo ti chiede di fermarti, fermati, non esagerare, non esagerare, perché ricordati che pedalare stanca, ok? Esatto. E la prossima, io volevo, fammi un po' di cinema, la bicicletta, io pensavo che tu fossi lì con la tua bicicletta, che è lei che ti trasporterà. Magari se facciamo altri collegamenti ti farò vedere la bici. Ci fai vedere la bicicletta e ti devo dare l'adesivo di Radio Alta. Io voglio che tu lo porti in giro. Devi portare in giro il nostro, una bandierina, non lo so, qualcosa, Radio Alta. Quando tu ti fermi, perché ti intervisteranno qualche radio, qualche televisione. Ma certo, dobbiamo farlo sapere che hai iniziato il tuo Giro d'Italia. Vincenzo Cervi e il Giro d'Italia. Va bene, Vincenzo, allora spero che tu ti sia trovato bene, eri preoccupato, e invece abbiamo fatto questa chiacchierata tranquilla. Ciao Vincenzo, in bocca al lupo, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao caro, grazie. Colazione con Radio Alta.